Sì, buonasera e benvenuti. Facciamo sentire anche a chi ci seguirà da casa che c'è un pubblico e che siamo dal vivo. Se volete fare un applauso di benvenuto per scaldare questa serata qui a Parco Appio di questi giorni dedicati a dei talk, quindi ci facciamo due chiacchiere. Nello specifico questo format si chiama Decore Podcast, lo trovate su YouTube, lo trovate su Spotify. Siamo alla puntata numero 9. Questo podcast è condotto da me, Alessandro Pieravanti, e da Danilo da Fiumicino. Buonasera a tutti, buonasera. Io sono ancora un po' scosso perché abbiamo fatto mezz'ora di shooting fotografico, quindi Se avete visto che facevamo delle cose strane, stiamo prendendo piede, ci hanno come mai? obbligato. Sì. Però Hai fatto anche delle pose sexy, a me sono piaciute. perché sto divano rosso mi sono fatto un po' prendere, capito? Quando vedo Prende un la divano mano. rosso non ci 40 capisco più minuti niente. di foto, Alessandro, si è fatto fare, sembrava il matrimonio. Ma andiamo a presentare l'ospite, Alessandro, non attendiamo. No, fallo tu, per una volta. Questa è la puntata numero 9 di Decore Podcast. L'ho sempre presentato io l'ospite. Annuncia tu chi è in mezzo a noi. Allora, lo presento io con anche un po' di emozione, perché io sono forse uno dei primi fan, ma soprattutto il primo stalker del Piotta, ragazzi. Ciao a tutti, buonasera, bella Danilo, Io su bella Spotify. Sandro. Hai visto le selezioni, quelle che fa su Spotify? Le prime cinque canzoni ascoltate, quattro sono le tue. Poi Paura. l'altra è random. Ogni Ah, anno, anche random, non c'è un altro ogni così. anno. No, non è il cantante che si chiama. No, random. È random a scelta. Avresti anche potuto dire che sentivi qualche canzone mia, per No. carità. Invece a me proprio non mai considerato. No, sette vizi capitali. Perché c'è pure Capitale. Non sa capitale. manco il ti Non sì. capitale. Non Le vale parole perché là. quella è fatta insieme, quindi comunque se Per c'è lui quello. va bene, se no niente. Vabbè, comunque. Piotta, pseudonimo di Tommaso Zanello, Roma 26 aprile 73, è un rapper e produttore discografico italiano, dice Wikipedia, è tutto giusto? Fino a qua, sì. Produttore discografico, ci spieghi che vuol dire essere un produttore discografico? Ma vuol dire che praticamente io, Ghostquarta all'inizio, nel 97, cioè faccio ancora un passetto indietro, diciamo che la prima crew di rap romano si chiamerà per sempre in qualche modo perché abbiamo messo la prima pietra a Taverna Ottavo Colle Roma. C'erano Ice One, Giuli P, il Colle del Fomento, DJ Fella e il sottoscritto. Poi dopo, questo è durato circa 2 anni e mezzo, 3 anni. Poi ho conosciuto Squarta, che era un po' più giovane, già faceva basi. L'ho conosciuto a Disfunzioni Musicali, dove lavorava tra l'altro Ice One. E abbiamo deciso di fare delle cose assieme musicalmente. Però, cioè, io ero io e Squarta era Squarta. A un certo punto, siccome andavamo d'accordo, ho detto facciamo più anche altro, cioè le canzoni, le serate, facciamo anche dei mixtape. Serve il nome di una crew. E quindi abbiamo fondato Roba Coatta facendo questi mixtape che hanno fatto il giro d'Italia, tipo la Banda del Trucido. Da lì questa idea di essere un produttore, prima diciamo senza alcuna regola fiscale, amministrativa, burocratica, SIAE e dintorni, cioè facevamo le cassette, le vendevamo convinti che fosse tutto assolutamente legale. In realtà, lì, insomma, non proprio al 100%, eravamo pischelli. Poi, mano a mano, invece, questa conoscenza si è ampliata, è diventata anche quella una professione a tutti gli effetti, ma molti anni dopo, cioè 2005-2006. Si chiama La Grande Onda, l'etichetta. E quindi è giusto che su Wikipedia sei definito anche produttore musicale. Ma tecnicamente sì, ma io poi sono un po' ibrido, cioè potevo mettere un sacco di cose, eccetto calciatore e giocatori di padel potevano mettere Un'altra cosa tutto. che avresti aggiunto? Scrittore mi piace molto. Scrittore, perché è uscito da poco il libro di Tommaso, il primo rap. Sì, che è il terzo, poi in realtà io, questo è uscito a ottobre, sto lavorando già sul quarto, quindi quella parola scrittore, secondo me nel tempo, se fossimo qui tra 10 anni, magari ci staremo con piacere, forse sarà sempre un po' più ampia e cicciotta Però la come. puntata scorsa è successa una piccola magia. Avevamo come ospite Junior Kelly, che nella definizione di Wikipedia c'era scritto che era nato a Genzano. Noi abbiamo fatto un appello ed è stato cambiato in tempo reale. Hanno corretto, hanno messo Fiumicino. Quindi noi facciamo anche questo appello. Vediamo se entro stasera. Oh!
adesso, no? Nei prossimi giorni, diciamo, su Wikipedia viene aggiunto a, anche perché così ci diamo un senso, serviamo a qualcosa. Primo appello della serata, mettiamo scrittore e leggiamo il libro di Piotta sul suo Wikipedia. Senti, ma te... Scusa una cosa, ma per l'intelligenza artificiale, Junior Kelly, come risultava? Perché io risulto nato a Gallarate. Una volta gliel'ho chiesto, insomma, Piotta, pseudonimo di, nato a Gallarate. Lui era genzano di Roma. Genzano, forse gli piaceva Gino, non lo so, tutti i paesi. Scusate, io sono un po' distratto perché abbiamo una comitiva di bambini che ci guardano come se fossimo dei dinosauri, perché poi per loro quello siamo. Quindi, bello, molto bello. Mo ci rubano i portafogli, secondo me, però. Però va bene, io sto tranquillo. Prima domanda, di che città sei? Mi sembra abbastanza scontato. Non Gallarate, sicuramente. No, non Gallarate, Roma, nato... Zona? Via Mancinelli 25, che è Villa Chigi africano, nato, e poi dopo un paio d'anni portato al di là del Ponte delle Valli, perché casa a Mancinelli era piccola, e quindi in quel di Via Valsavaranche 2, zona Conca d'Oro, praticamente. Una zona non zona, perché ora c'è anche la metro, ma all'epoca era un quartiere, diciamo, dormitorio per tutti coloro che, giovani genitori come i miei, lavoravano, e facevano questo avanti e indietro tra le scuole e il lavoro. Come hai visto cambiare la città da quando eri piccolo fino a oggi? Roma che... Stai... No, se c'è una cosa in particolare, soprattutto magari nel periodo quello dell'adolescenza fino ad oggi, qual è il tratto proprio che dici Roma è un'altra città? Ma io quando fecero Serpentara era proprio già qualcosa di fantascientifico, i palazzi quelli alti che stanno lì, poi non c'era più niente, a Bufalotta c'erano le pecore e al Ponte delle Valli... Al Parco delle Valli c'era sempre il circo a Natale. Comunque a Bufalotta e pecore ci stanno ancora. Pure adesso, al centro commerciale. Stanno le case, ma pure... E pecore, c'è un mix, si è creato. Sì, sì. C'è qualcuno di Bufalotta in zona qui che... No, nessuno. Che nessuno. Può testimoniare una testimonianza, la presenza di pecore nel 2023. C'è anche il caseificio Bufalotta. No, quello sì, sì. Comunque no, mi sa che... Ma possiamo dire le marche, no? Occea. Certo, certo. Mozzare, mi sa che è. Mozzare. Quindi un po' ragazzo della via Gluck, ci stai dicendo, prima erano tutti i prati, adesso invece... Sì. Però io andavo sempre, infatti nessuno andava verso la Bufalotta, ma tutti andavano verso, diciamo, Trieste, Salario, Piazza Bologna, Termini. Mia madre lavorava prima all'aeroporto, quindi, e poi più vicino all'Italia, a via Bissolati, quindi io montavo nella sua poderosa 112 color beige... E in solo un'ora e un quarto attraversavamo con Cadore il Ponte delle Valli, che era come camminare in fila indiana, piano piano, e l'alternativa era Ponte Tazio, Piano Mentana, che non è che era tanto meglio, e fino ad arrivare appunto a Piazza Regina Margherita, dove abitava mia nonna. Io venivo poi gentilmente, affettuosamente preso, ma anche velocemente, perché ero in ritardo, e lasciato a casa di mia nonna per poi fare l'asilo, le elementari, le medie, poi vabbè, mi sono insomma reso adulto, e quindi prima con la bicicletta e poi col motorino provavo a attraversare il Ponte delle Valli per tornare in quella che era la camera mia, anzi nostra, con mio fratello. Motorino che non hai ancora abbandonato, perché se c'è una caratteristica di Piotta è che se gli dai un appuntamento lui arriva col suo magico motorino. Sì. E vedendolo è lo stesso di... Manca a Fiumicino, mi sa che venga un motorino. Perché tra due settimane, poi vabbè, il podcast andrà in onda più tardi, suonerai a Fiumicino. Sì, suonerò o avrò suonato, dipende, ma verrò, siccome la band va col furgone, ma io devo assaggiare una pizza che ti ho detto, mi sa che mi allungo con lo scooter. Fai a Portuense o direttamente a Roma Fiumicino? No, la Roma Fiumicino mi sembra un po' temeraria come cosa. No, forse faccio la Colombo. Ma che cilindrata è il tuo motore? No, ma infatti è 125. Ma è sempre lo stesso? No, è nuovo, ma è sempre 125, perché ho la patente presa in quei due anni che io posso guidare per non prendere un'altra patente fino a 125. Ah. E lui parlo, è umiliante questa cosa in presenza di Sandro, che è un biker, cioè c'ha il moto. Però potresti fare l'upgrade, cioè potresti prendere... No, perché è un altro pezzo di carta, alta burocrazia, ormai il mondo è di Kafka, per cui non ce la faccio più. Giriamo solo con mille cose, cartacee, chiavi, puntualmente perdo delle comunque cose. Comunque te l'aggiungono dietro alla patente, cioè non è che ti danno un'altra patente. So che è un'altra patente. Allora, domani ti svegli e sei sindaco di Roma. Qual è la prima cosa che fai? Cosa ho fatto di male per esserlo? Perché... Mi mette ansia a me sta domanda, infatti.
non puoi dire mi dimetterei perché ce l'hanno già detto, devi proprio dire una cosa che faresti proprio per la città oppure anche per te, perché la politica si può usare anche, diciamo, a proprio vantaggio, ce l'hanno mostrato in tanti. Vabbè, qual è la prima cosa che faresti? Sì, faccio 3 giorni di baccanali, così spendiamo subito tutto il budget per festeggiare con musica in ogni angolo della città, ricchi buffet, cabaret di paste, vino dei Castelli o anche, diciamo, di più. Quindi un festone. Poi, sì, poi abbiamo finito il budget, però intanto ce la siamo goduta per ben 3 giorni. Una sorta poi di, Roma risorgerà. Di notte modo. Bianca allungata, giorno, notte, musica per le strade, isole pedonali. Sì, dal 30 dicembre al 2 gennaio allungata. Ah, sì, tutto proprio. Tutto, blocchiamo tutto. Sì. Allora, questa idea mi piace molto, anzi, potremmo pure iniziare a ragionare. Penso il motivo per cui forse non saremo mai candidati e tantomeno votati. Però l'idea sarebbe questa. Ci spacchiamo 3 giorni, poi ci pensiamo. Ma a proposito di Roma, tu giri molto la città, come vivi il fatto che probabilmente spesso ti fermano, probabilmente anche ogni giorno per fare una foto, no? Nel senso, ti chiedono un autografo o ti dicono una cosa, te come la vivi sta cosa? Bene oppure... No, la vivo bene, chiaramente come tutti potresti avere quel giorno proprio no, quel giorno negativo. E ho capito che però alla fine forse è meglio che sto un po' più a casa quel giorno, oppure vado in luoghi dove sono quotidianamente visto, così anche se becchi uno e dice guarda, frate, oggi veramente me lo do il culo, una giornata, non risulti come quello spocchioso e antipatico, perché sennò giustamente le persone non lo sanno e sembra che te la tiri. Ma provi mai a camuffarti un po', cappuccio, occhiali, che so che Danilo si mette una parrucca quando non so, sì, le fa riconoscere. Ma sta benissimo con la parrucca. Ma a proposito, i fan, cioè, te li fanno i regali? Perché sai, io di base ho sto problema, non problema, a me mi regalano solo cose da mangiare, da bere. Ma te le spediscono a casa? Me le spediscono, me le portano, sì. A te? Me, no, ai concerti, magari se c'è il live, allora le persone sanno che chiaramente per forza di cose ci sono, allora magari qualcuno così porta un cadeau. Tipo cose strane. No, magari no? Anche, che ne so, diciamo, ho fatto il ritratto perché mi piace disegnare, cose anche... Sì. Poi se sono tipo come prima, tutti i bambini, ma è successo, li tengo proprio con piacere come regali. Perché... I disegni? Sì, i disegni, sì. Già mi piacciono, poi se è un bambino, anche se è imperfetto il disegno, però la cosa mi commuove. Perfetto, bello. Che cos'è decore? Perché non l'abbiamo ancora detto. L'idea di decore è quella di far raccontare all'ospite le cose che lo fanno stare bene. Quelle cose che magari gli strappano un sorriso, quei ricordi familiari, quelle canzoni che ascolti e riascolti, il film che metti quando ti senti triste. E quindi ci piace che un po' raccontano delle cose che non racconterebbero nelle interviste promozionali, dei tour, dei dischi o nei contesti quelli un po' più impostati. Quindi vogliamo che sia una chiacchierata di questo tipo e per questo motivo ti chiedo qual è il primo ricordo che hai da bambino? Proprio una foto, un flash di te piccolo, cosa stavi facendo, con chi eri? Oddio, io piccolo primo ricordo, ma probabilmente c'è anche il mare, perché io sono stato concepito in questo luogo di mare ad agosto, poi nasco ad aprile, ma di nuovo all'agosto in cui poi sono nato, cioè nel 73 sto lì a Tortoreto Lido, che è al confine con le Marche, gattonando no, a 3 mesi non manco gattoni, stai proprio nella... sotto l'ombrellone. Eri precoce? No, non gattonavo. Io ho camminato tipo a 2 anni, quindi pigrizia rara, proprio del toro. E no, però non so se è il primo ricordo, ma ho tanti ricordi felici legati a quel luogo, un po' perché forse era agosto, allora i miei erano in vacanza, me li godevo tutti i giorni, mentre quando lavoravano, cioè con tutto l'amore che ho voluto per mia nonna, però io poi ogni giorno stavo con mia nonna e solo la sera con i miei. E poi pure mio padre giocava un botto con... Cioè anche mia madre, però mio padre era proprio iperaffettuoso, proprio... Gli dovevi dire, papà, ce la faccio più, però... C'ho pure gli amichetti miei. Ah, non vuoi giocare con me? Dico, no, sono 12 ore che giochiamo. E quindi qualsiasi bicicletta, pallone, biglie sulla spiaggia, qualsiasi cosa. L'hai raccontata questo periodo dell'infanzia in qualche tua canzone? C'è qualche rima che hai fatto di questi giochi al mare... Qualche canzone, così nettamente no, forse c'è una canzone dentro Interno 7 che è l'ultimo album, cioè calcolando su Burra 3 come colonna sonora, quindi con dei testi che chiaramente per fortuna non sono la mia vita perché muoiono 32 persone a puntata, quindi sono quanto di più lontano,
dentro Interno 7, che è l'album più intimo che ho fatto, che ormai è del 2018, ci sono delle canzoni dedicate a mio padre, perché era scomparso poco prima, e una si chiama Maledetti quegli anni 90, ma nel senso maledetti come esclamazione, tipo ah, potessero tornare, che figata quegli anni 90, e non tanto per il lato lavorativo, ma anzi proprio per quello emotivo familiare, dove eravamo tutti presenti. E là ci sono dei riferimenti sia nella canzone che ancora di più nel videoclip a quel luogo e a quelle situazioni là. E quindi un po' l'hai raccontato. Ti abbiamo chiesto di portare... Ah, scusa, no, poi nel libro lo raccontavo, perché stavo pensando sempre alle canzoni. Nel libro, sia il precedente che questo ancora di più, lo racconto un botto. Cioè, questo libro rispetto al precedente ha un taglio fortemente emotivo. C'è anche la parte musicale, ma mentre in troppo avanti è stato un approccio un po' più razionale, cioè devo mettere tutte le cose importanti che ho fatto nel mio percorso musicale. Qua me ne sono fottuto, ho messo alcune cose che ritengo importanti o particolari da raccontare, tra cui quelle che ti dicevo prima, e tanta componente invece su proprio Tommaso, da dove vengo, dove penso di andare, la famiglia, i luoghi del cuore e altro ancora. Questo è il tasto delle domande che faccio io. E lui non c'ha il tasto? Che mi preparo. No, lui perché c'ha quelle, serie. Io ci avrei una domanda da fare proprio al Piotta artista. Ma tu l'hai fatto il cambio di stagione? Cioè sei riuscito a fare il cambio di stagione dell'armadio? Quest'anno, dice. Quest'anno. Cioè lo fai solitamente? Io non lo faccio mai, c'ho tutto assieme. Tutto mischiato, cioè hai uno... C'ho il mistone perché è troppo faticoso fare il cambio di stagione. Quindi non c'hai uno stylist come... Di solito c'hanno i rapper di adesso. Nemmeno un armocromista. No, no, sto capendo quanto mi costa per potermela permettere. Però praticamente c'ho un decente gusto, quindi apro l'armadio. Cioè... Ma mai, neanche per un tour, non c'è nessuno che ti prepara, diciamo... Guarda, per i videoclip sì. Sì. Tour no, perché poi io per suonare devo stare comodo. Quindi ho dei kit di maglietta, t-shirt di quel tipo con delle stampe o senza. Ho quelle 10 più o meno a giro, chiaramente insomma lavandole. Oppure sono, se una maglietta magari del merch, dei multipli. E dei pantaloni perché devo staccare. Per esempio, io la cinta in tour non la uso quasi mai. Ho dei pantaloni che sono magari elasticizzati perché devo stare comodo se salto, se mi muovo, se respiro in un certo modo. Le scarpe devono essere sicure. Una volta quelle con la punta, cioè quelle... con la punta, no. Quelle infortuniste, leggere, morte. No, perché una volta feci una cazzata, feci un live pure importante a Roma, e il primo poi di quelli, sai, quando ricomincio a suonare, che stai fermo da un annetto, quindi stai appesantito, imbolsito, e misi le Timberland boots, versione quelle che ti arrivano a metà polpaccio. Cioè, dopo al secondo brano, cioè mi sembrava di avere il piombo ai piedi, non riuscivo più a... Allora, visto che c'è, ma a proposito dei concerti, ma lo stage diving l'ha mai fatto? L'ho fatto in Giappone. In Giappone? Perché? Perché so più... Cioè, eri sicuro che te prendevi? No, in realtà non l'ho fatto io. È che io ho fatto un live nei misteri della mia vita a Tokyo. E praticamente, sì, e ho fatto una scaletta con... E venivano i giapponesi? Sì, sì, era una serata... in un club come può essere, che ne so, a Roma al Monk, per di come dimensioni, o Largo Venue, una cosa così, e di scambio culturale Italia-Giappone. E per esempio, per soli 5 euro, prezzo di allora, il giapponese poteva prendere un grissino, uno, intingerlo nell'olio, d'oliva spero, e mangiarlo. Per di questo è lo scambio culturale. Poi oltre a queste cose, bruschette, bruschettine, un po' di... Cioè nelle vino, 5 euro c'era... No, Dani, non esagerare, non so, 5 euro è un grissino. Un grissino e il concerto. C'era. Ecco, il concerto non lo so, non ho indagato, non ho indagato. Già mi bastava cioè andare a suonare lì con viaggio, albergo e anche un cachet. Non ho chiesto se il biglietto costava 100 yen o 1000 yen. Ho detto va benissimo, così fate voi. E praticamente io ho fatto una scaletta con i pezzi, quelli più hip hop, più all'americana che avevo, e poi in coda, pensando che funzionassero meno, quelli un po' più italiani, cioè il brano di Sanremo, perché era l'anno di Sanremo, Super Cafone, La Grande Onda, Il Giaguaro, e anche Chi non lavora non fa l'amore, quella di Sanremo che rifece sì. A Sanremo, no? Sì. Che è, cioè, proprio melodie di Chi non lavora, tutta così. Cioè, su le canzoni quelle rap non se le affilate quasi nessuno. Più le facevo italiane, più la gente sbroccava
e su chi non lavora non fa l'amore hanno fatto stage diving, che non so come fai a farlo, perché proprio ritmicamente è un problema, non può venire bene. E quindi te sei lanciato? No, non mi sono lanciato, ho detto, cioè meriterebbe anche il mio lancio, ma non me lo sono mai sentito di fare stage diving. C'è un video di questa cosa, c'è un video di... Purtroppo abbiamo delle foto, così, ma pochissima roba, perché il 2004... Beh, i cellulari c'erano, però... Cioè, però le cose erano scrause. Piotta c'era. Live in Japan, mia, era qualcosa. Tu hai mai fatto all'estate? Guarda, l'ultimo concerto non è che ho fatto stage diving. Mi hanno proprio preso e quindi alla fine mi sono ritrovato così. È stato bello. Quindi niente, non siete insomma come Damiano dei mani. Ah, quello è fisico, il fisico. Ah, perfetto. Serve il fisico, infatti. Va bene. No, abbiamo chiesto a Tommaso... Bene, io so... A Tommaso abbiamo chiesto una playlist, una playlist decore, cioè quelli che sono i suoi brani preferiti, e ci sentiamo un pezzetto di un brano che ha portato insieme, e il primo è questo. Abbiamo ascoltato un pezzo di Ray Charles, Georgia on my mind, scelto da Tommaso, da Piotta, come brano decore. È un brano che Ray Charles dedica proprio alla Georgia, memore dei scontri razziali che erano avvenuti in quello stato, e lui gli dedica questa canzone. E perché, Tommaso, ci hai portato questo brano? Perché Ray Charles? Ma vabbè, musicalmente, perché Ray Charles è un genio assoluto dal punto di vista creativo, compositivo, ma anche della sua storia. Poi magari per chi non ha i dischi basta anche vedere il film che hanno fatto su di lui, che è uno di quelli musicali che davvero è fatto bene. Cioè, spesso un po' i film, per esempio quello biopic su James Brown era un po' debole, questo su Ray Charles tra gli attori, cioè insomma Jamie Foxx e altri, è suonato, è recitato, ha una colonna sonora con tutti i brani importanti, e quindi è davvero un bel film, e racconta comunque di un bambino che non ha la vista e suona in maniera incredibile qualsiasi strumento gli capiti a tiro, perché chiaramente nascendo povero non ha nemmeno gli strumenti per suonare la musica che vorrebbe, ma ce l'ha tutta in testa, e così per tutta la sua vita e tutti i suoi premi, i suoi record. E tra l'altro, da afroamericano, tra i primissimi impone alle aziende multinazionali dei bianchi di avere invece una gestione totale dei suoi master, dei suoi diritti, e quindi crea un qualcosa di nuovo che poi ora abbiamo visto magari col mondo del rap e della trap, qualcuno più giovane può portare avanti senza nemmeno battagliare come ha dovuto fare lui. In questo caso poi il brano, oltre che la bellezza musicale, è quella emotiva, cioè lui dedica comunque alla Georgia un canto straziato e veramente decore, anche se probabilmente lui non lo direbbe, ma il senso è quello. E quindi mi piace questa cosa, come noi abbiamo fatto, potremmo rifare o comunque rifaremo 100 volte per Roma, cioè dovrei dire il Lazio che sarebbe la Georgia, però mi viene spontaneo invece dire Roma, perché così me lo immagino, sia nelle stagioni difficili come le più recenti, probabilmente ancora questa che stiamo vivendo, così come quelle più solari, andando indietro magari agli anni 90 e i primi anni 2000. Quindi ci aspettiamo un Roma on my mind nel prossimo disco di Piotta. Roma on my mind. Potrebbe Roma. Essere... Oh my, ma questa tra l'altro l'ha rifatta anche James Brown, che è bellissima, però mi sembrava giusto insomma cominciare da Ray Charles. Il tuo primo concerto te lo ricordi, primissimo? Ma proprio il primo in assoluto, anche piccolo? Il primo piccolo, minuscolo, proprio che so, a scuola, una cosa proprio... No, io mi ricordo Little Tony a Tortoreto Lido alla Sagra della Vongola, che ora direte, ah, è minore, la Sagra della Vongola è importantissima. E tu hai fatto l'apertura all'Interpol? No, io c'avevo tipo 5 anni, 6 anni. No. Ah, ma il mio che ha suonato? Sì, però questa Sagra della Vongola mi è piaciuta particolarmente. E anche Zucchero ha suonato dopo là. È pazzesco la Sagra della Vongola. Quindi il primo da spettatore, Little Tony, Sagra della Vongola, Tortoreto Lido. Sì, sì, sì. Il primo da cantante o da DJ? Perché mi pare che tu hai iniziato... Sì, è vero. Prima come DJ. Come DJ, vabbè, feste private, alcuni locali a Roma, tra cui il Joy, che sarebbero al Cinema Lux, piuttosto che altri, però la prima che mi ricordo è allo Stellarium, che non c'è più, ma era a San Giovanni un po' avanti, cioè diciamo, se ricordo bene, già zona un po' Alberone, una serata, la prima serata con tutta la scena rap romana di allora. Io poi frequentavo più che altro Simone Massimiliano, cioè il Colle, non conoscevo ancora quelli di Piazzale Flaminio. Quella sera si riunivano tutti quanti,
avevamo appena fatto la Taverna Ottavo Colle Roma, perché era il 93, e l'idea era di portare il rap romano sulla bocca di tutti e, diciamo, ai vertici della scena italiana, visto che subivamo quella di Milano, quella di Bologna, e noi non riusciamo a mettere in punto. E quindi l'idea era di usare il romano sempre, nei testi ma anche nei nomi. Il mio vecchio nome da DJ era ancora Zano T, Zano come Zanello e T come Tommaso. Ed era mesi che dicevo, oddio, mi devo chiamare diversamente, questo nome è troppo anni 80, scrauso, non si può fare. E non lo trovavo. E quella sera, prima di entrare, cioè mancava veramente mezz'ora, Simone e Massi da un paio di settimane avevano trovato il nome Colle del Fomento. Mancava quello mio e Massi fa, vabbè, ma chiamate il Piotta. Ho fatto, ma perché il Piotta? E c'ha gli occhialetti rotondi tipo le 100 lire. Ho fatto, vabbè, mi piace Piotta, è corto, è musicale. Allora dai, presentami te. Da quella sera ero DJ Piotta e nelle demo che facevo allora, quindi ero, vabbè, proprio cioè, problemi di psichiatria, Zanotti al microfono e DJ Piotta come DJ, cioè, quindi a volte mi dicevo adesso lascio, che so, la voce a Zanotti. Però tu da allora non hai mai più potuto cambiare la forma di occhiali, cioè... No, l'ho cambiata, questi sono ovali, però sono... quelli proprio tondi, però... tipo sei tipo sì. John Lennon. Sì, sì, no, mi ricordo. Quindi... sì, ho... mi sono permesso così il lusso di questo mini cambiamento. Però c'è stata un'evoluzione, perché a un certo punto hai tolto Ir. No, prima era DJ Piotta e Zanotti, poi dopo volevo caricare molto di più sul romano, quindi proprio nei mixtape sempre, tipo la banda Artrucido, e questa era Piotta, Erpiotta, cioè proprio caricando a bestia. Poi a un certo punto ho fatto un po' a dietro fronte, perché quando poi è scoppiato Super Capone, che ne so, Roma, vabbè, lo si sapeva, però altri giornali, qualcuno, che ne so, tipo La Padania, per motivi di rosicamento, Erpiotta torna Regina Celi, cose così, mai stato. Ah, e... hanno scritto veramente questo? Sì, purtroppo non l'ho querelati, perché sinceramente avrei anche se ero offerto birre a tutti. Sei fuori tempo servizi. Massimo. Fa 10 anni, fuori tempo massimo. Non pensavo manco se potesse, sai, quelle cose che scopri dopo. E poi ho visto che in altri luoghi tipo abbiamo il Erpio. Dico, no, ma guarda che non è non è che io sto catalogato alla I, cioè è la P. Era articolo in romano, ma sarebbe il, la, ovvio. Sei a Napoli così. E quindi, e poi vedo che a volte era usato un po' in maniera dispregiativa per dire, ah vabbè, sei tipo, chi c'è, Romolo Balzani, Lando Fiorini, come se, a parte c'è grandissimi sia Balzani che Fiorini, ma sembrava una cosa, diciamo, legata solo a, lo so, allo stornello romano. Però adesso la forma esatta non è nemmeno il Piotta, è solo Piotta. Adesso come piace, in realtà sai che c'è, cioè, ma se uno da lontano la chiama Erpiotta, no, che alla lunga, alla lunga non me ne frega più un cazzo, per cui Erpiotta, Piotta, Tommaso, Zanello, va bene tu. Anche Zanotti, dai, stupendo, potrei fare il nuovo disco a nome Zanotti. Stupendo, sarebbe molto bello. Hai nominato, parlando di questa cosa, anche il Super Cafone, ma più che parlare del Super Cafone ci interessava chiederti come è stato, diciamo, partire dall'underground, arrivare al mainstream, fare Sanremo e poi, diciamo, ritornare un artista indie. Ma praticamente è successo che Super Cafone, io già la facevo alle gemme pop. La differenza col dopo è che poi io ho cambiato le strofe, cioè l'ho rese sicuramente con un potenziale più ampio, però rimanendo sempre a Roma, cioè magari non citavo, che ne so, Danne e Masito, citavo Califano, però comunque sempre stando a Roma, non citavo, che ne so, il porno attore, mettevo Verdone, sicuramente è più ampio come spettro. Però tutto sommato la base, il ritornello, anche se migliorate, erano quelle. Quindi quando poi esplosa, sì, poi c'è qualcuno che ha rosicato perché è un classico, però alla fine che mi voli dire, era la stessa di prima, soltanto che prima eravamo in 10.000 e poi cioè 10 milioni. No, ma era più che questo, era capire proprio come è stato essere per un periodo un artista mainstream. Ah, cioè, ma... non nel senso la canzone di per sé, ma che si prova a essere nelle classifiche, andare a Sanremo, cioè, che ti è rimasto di quel periodo là? C'hai un bel ricordo oppure no? Ho un bel ricordo, ma è un ricordo che mi appartiene perché l'ho vissuto, ma non mi appartiene più di tanto come... Cioè riesco a conviverci in quell'ambiente, ma per un tempo breve. Cioè un ambiente che non sento mio. Cioè comunque poi quando andavo a questi eventi, tipo penso al Festival Bar, cioè io mi rompevo proprio le palle. Perché non c'era... Ma tu, era il periodo che era in playback il Festival Bar. A me piaceva, io ho dovuto lottare per a me piaceva fare, tantissimo, per fare voce su base.
perché quando ho detto di fare voce su base mi hanno detto tipo no davvero, ma come famo? Cioè, ma davvero vuoi fare, davvero vuoi cantare? Non lo so, che devo fare? No, ma qua è tutto playback, come dice Danilo. Perché comunque... A me piacevano i musicisti che si muovevano. Sì, anche con la chitarra staccata. Chitarrista, con la chitarra staccata si muoveva tantissimo. La tastiera che non c'è manco attaccato il cavo della spina. Sì, sì. Era wireless anche senza. Già, Sandy Martin era uno dei più bravi a fare quello. Sì. No, comunque insomma è un ambiente che cioè, divertente, un po' da toccare, perché sono sempre uno curioso. Però non è stimolante come la musica che facciamo noi, cioè non stai nel backstage con gli altri amici o colleghi a parlare di musica, anche infervorato, non c'era quel clima dell'hip hop a volte malato per cui si discuteva o litigava per una rima, un campione o che ne so, mi pare che ha detto una cosa contro di me tra le righe, cioè pippe mentali, però c'era passione vera, c'era decore vero. Era tutto the business, che va bene perché da un giudizio su scusa se ritorno, ma chi c'era con te quel periodo al Festival Bar? A Paola e Chiara. Paola e Chiara, no, nomi internazionali ti ricordi? Lubega. Mambo Number 5. C'erano i Luna Pop. E non parlavi dietro palco con i Luna Pop? No, ma non parli perché vieni buttato sul palco, levati dai coglioni, avanti il prossimo, più o meno è così, ma anzi, Festival Bar c'era un po' di spazio, Sanremo ancora meno, c'è due camerini dietro. Quindi dai Danilo, trucco, che tra due tocca a te. Poi te passi in attesa col microfonino che ti chiamano, si esibisce col numero 8, scritta da Pieravanti, Coccio, Zanello, Danilo, tu non scrivi, Danilo da Fiumicino. Tu scendi, è finito, ciao, levate i coglioni e così via. Tipo ta. Io non so se è arrivato il momento, cioè abbiamo un momento Sanremo noi. Se... Beh, ci siamo con tutte le scarpe. Sì, quindi... sì. No, io guarda, ho un foglio, avevo un po' di... Bevo un goccio di birra per l'occasione. Di domande, cioè tu hai partecipato a Sanremo 2004 con Ladro di te, tra parentesi un pezzone. E tu cosa hai fatto... che dici tu e altri pochi fan, no, ma ti ringrazio. Una delle poche edizioni in cui a Sanremo non c'erano le scale. Cioè, sta cosa da ricordare. No, c'è stato poche. Poche, sì. Però io, avevo l'ansia. Io ho visto ultimamente il video e hai fatto pochissime scale. Pochissime scale. C'avevi quale paura? Paura delle scale. Come quale paura? Cioè, comunque non so. Come tutti, che tu, cioè, siccome sei preso da mille pensieri, di inciampare, non dico proprio cadere, anche solo inciampare, quella cosa sarà molto più importante anche del... Non lo vincerò mai, ma per dirti, anche tu dovessi vincere il Grammy... La caduta dalle scale di Sanremo sarà ricordata per sempre nel tuo coccodrillo finale. Comunque tu non so se lo sai, ma quello fu l'unico Sanremo, il Sanremo del 2004, che fu superato in TV come ascolti da un altro programma, da Grande Fratello. L'unica volta nella storia. Beh, cioè, no. Gli stai a fare un bel complimento. No. Dall'altro giuro però, che questo accade cioè, nella seconda serata, che era la mia prima esibizione. Ma in quella fascia oraria lì c'è stato un calo. Cioè, no, io mi hanno smarmellato tipo, che pezzo è la rap, tipo non so, alle 11 e passa. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, ma in quel Sanremo Piotta arrivò 22esimo. No, su 22 però. La cosa più importante non l'hai detto. Cioè come tutto. Vasco Rossi. Beh, però questo lo dicono tanti per farmi sentire bene. Come Tananai. Però io volevo velocemente dire, cioè, proprio chi è arrivato prima di te. Possiamo fare un elenco veloce? Ma al contrario? Cioè, no, dal primo. Il primo vinse Marco... Ah, poi qua fu particolare che poi mescolarono nella cosa finale, diciamo, big e giovani, quindi è tutto un mistone. Quindi il primo arriva... Questa è la classifica... Ma in tutti i casi arriva ultima. La classifica ufficiale, quindi non si mette... Ci devi fare un commento su ognuno, sì. Un aggettivo su ognuno. Il primo arrivò Marco Masini con L'Uomo Volante, che comunque... Capolavoro. No, bellissimo. Capolavoro. Secondo Mario Rosini, Sei la mia vita. Ma che cazzo è? Mario Rosini era un autore di tanti artisti e partecipò a Suo Nome per la prima volta con un bel brano, però poi, ecco, magari Mario Rosini poi non... Cioè io pensavo che era quello bene. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Pensavo che era quello, invece no. Però secondo è arrivato. Secondo è arrivato. Terzo, Linda... Linda è quella ragazza marchigiana che cantava un po' stile Black Soul. Ma come cazzo è fatta arriva ultimo? Cioè, realmente? Perché c'era gente? Ah, mi sono impegnato. Linda, Quaria, Sole, Terra, Mare, vabbè. Sì. Poi Paolo Meneguzzi. Beh, vabbè, un gigante. Con Guardami negli occhi, prego. Sì, però questa non era quella. Non era, meno gigante. Poi Bungaro. No, questa era bellissima, Guarda Stelle. Guarda Stelle. Poi Massimo Modugno e Gypsy King insieme. Gypsy King, ma in incubo, cioè... sì, però con Massimo Modugno.
Vabbè, non so chi è Massimo. Stefano Picchi. Figlio di Modugno. Ah, lui è. Ma pensavo un omonimo. No. Settimo, Stefano Picchi, generale Kamikaze. Che è un ragazzo toscano. Ottavo, Morris, Albert e Mietta. Morris, no, Morris Albert è quello Morris di Albert Feeling. È lo stesso, sembra il nome di tre. Poi, vabbè, nono Neffa, insomma, va bene. Decimo, Mario Venuti. Ah, era figo il crudele. Undicesimo, ragazzi, c'era DJ Francesco, con Era Bellissimo. Qua un po' sofferto. Qua era ancora pelato, era. Cioè, non so perché mo gli sono cresciuti i capelli. Poi, dodicesimo, Simone Tommasini. Ah, lui apriva tutti i live di Vasco, c'era un taglio un po' pop rock. Tredicesimo, DB Boulevard. Ah, DB Boulevard, da paura, Italo Disco. Ma no, cioè, vabbè, no, no, comunque... Non, cioè, Sanremo un po' sotto, ma dovevi proprio arrivare primo. No, questa era caratterizzata un'edizione un po'. Le match erano scazzato con la Rai e quindi aprirono agli indipendenti. In realtà, poi molti rientrarono. Tipo, poi scendendo migliora. Guarda, che la classifica devono far contrario era perfetta perché poi quindicesimo Omar Pedrini, che era pure figo il pezzo. Sedicesimo Daniele Groff, che poi cioè, suona ancora. Daniele canta ancora. Io un live qualche anno fa c'era anche Daniele, era un festival con tanti nomi. 17esimo Adriano Pappalardo, ragazzi. E qua veniva da quella cosa che aveva fatto. Ah no, perché tu hai detto Grande Fratello prima, che mi sa che l'aveva no, fatto. Per me Adriano Pappalardo è solo Rimini Rimini, non so se c'hai presente quando esce fuori dall'acqua. Che il Grande Fratello era lui che si faceva il bidet, si scioccava le palle più o no, meno. No, all'Isola dei Famosi. Il picco all'Isola dei Famosi. Per te è la stessa cosa. Chiedo perdono, scusa. Verusca, 18esima, 19esimo De André. De. No, André, infatti. Ah. Che De André? André. Che cazzo è André? André è un ragazzo di Roma che produce un botto di artisti giovani. Vabbè, che funziona. Questo le togliamo, altrimenti fa tipo 17 anni. Mi faccio tutti i nemici. Al 20esimo, Danny Losito e le Last Ketchup. Last Ketchup erano quelle della serie. Quelle, sì. Danny Losito è... Fun love, yeah. E poi ha fatto anche quel pezzo... solo lei ha quel che voglio e sono io. Poi sì, sottotono, sì, sì. Cantante solfico. 21esimo Pacifico, con signor autore. E 22esimo Piotta. Facciamogli un applauso, ragazzi. Meritavi, grazie, meritavi grazie. Il primo. Ultimo a Sanremo, ma primo nel nostro cuore. Vi racconto un piccolo aneddoto. Io sono sempre stato ultimo in tutte le proiezioni delle classifiche intermedie che vedi, che le persone non le vedono sempre, no? Te le vedi là nel green. A un certo punto io inspiegabilmente divento terzultimo. La scena è stata, io che dico, ma che cazzo, porca troia, terzultimo è una merda. Con il microfono aperto questo. No, vabbè, ma è un buco il posto. Perché quindi tutti mi guardavano come completamente impazzito. Perché in realtà io, cioè, o arrivi primo, secondo, terzo, oppure ultimo. Tutto il resto è inutile. Quindi a quel punto, io, cioè, arrivare penultimo è molto più triste. Invece ultimo... Abbiamo appena avuto Junior Kelly che era arrivato penultimo. Ah, infatti. Che triste. E ci è rimasto malissimo. Sì, lo capisco. Perché dicevo... ultimo dici, ah, come Vasco, Subsonica, Zucchero. Chi ti dice, ah, penultimo come Junior Kelly? Non te lo dico. No. No, ma cioè per dire, ma non mi ricordo gli altri. No, no, vabbè. Chi si ricorda il penultimo? Tipo l'ultimo qui, te lo ricordo. Tipo sì, qui penultimo Pacifico. Che no, infatti non te lo ricordo. Non so ricorda nessuno. No, Pacifico. No. Non ti, manco Junior Kelly. Non ti ricordi che si arriva di penultimi. Cioè, non fa notizia. Ma primo Marco Masini, ultimo Piotta, a posto. Ma a Sanremo io ci sono stato 4 volte, ma per pubblicità, diciamo. Ma che facevi tra, diciamo, una serata e l'altra? Ci andavi al casinò o queste cose qua? Io stavo sempre al casinò. No, il casinò lo odio perché mio bisnonno e mio nonno si sono magnati un bozzo dei soldi, quindi c'ho un... Non volevi continuare? Cioè, non è non volevo. Mia madre già mi ha detto il casinò no, il casinò no, il casinò no, il casinò no. Perché a Sanremo sei praticamente rimbalzato da, cioè, un'intervista e l'altra, questo fate? Sì, cioè sì, però puoi anche trovare degli escamotage come noi abbiamo trovato. Un po' andavamo a Sanremo Alta, più paese che c'è un pappetto più fricchettone alternativo, infatti c'era Neffa a giocare a freccette, birrette. C'era l'ultimo, altro. Il penultimo, il terzo. Sì, i migliori, i peggiori stavano lì, i peggiori. E poi l'altra cosa è che noi abbiamo fatto una mossa astuta, cioè non abbiamo preso... Cioè, nell'albergo fighetto dove ti rompono le palle tutti i giornalisti abbiamo preso una stanza. Poi abbiamo preso invece un residence diviso metà noi e metà la crew di Mario Venuti. Dovevamo un appartamento a testa, per cui potevi venire, cioè, amici tuoi, mogli, fidanzate, stavi là, vista mare, spaparanzato. E nessuno veniva là perché era in culonia rispetto all'Ariston, era fuori moda.
Comunque la rifaresti. Sì, stavi là in ciabatte, in terrazzino. Come esperienza la rifaresti? Allora, vado un attimo sul momento triste. Voi non ne avete colpa, ma perché è così. No. Poi io racconto sempre le cose anni dopo. Però in quel Sanremo là, che io ho fatto, in realtà io stavo perdendo mia madre. Cioè io mi ero iscritto a Sanremo perché stavo facendo un cambio di etichetta, quindi mi era utile. E questo accadeva più o meno a novembre. A dicembre escono dei risultati di alcuni controlli di mia madre e dicono a mio padre brutalmente: ah, sua moglie, c'ha 3 mesi di vita. Quindi il giorno dopo vedo mio padre bianco, che bestemmione, e mi racconta sta cosa in lacrime. Dico: papà, vabbè, senti, non te dico io una cosa, perché era un segreto. Io devo fare Sanremo. Ah, no, no, ci devi andare. Dico: no, dai, non ci vado. No, ci devi andare, ci pensavo io e tuo fratello, tanto non c'è niente da fare. Almeno così tua madre è contenta. Quindi in realtà a me della gara, dell'ultimo posto, non mi fregava proprio niente. Perché anche quando io, cioè se lo facessi ora mi cagherei in mano quei 3 minuti. Io quando scendevo da quei 5 scalini ero rilassato, perché il telefonino l'avevo lasciato dietro. Non poteva arrivare nessun messaggio, chiamata da Roma terribile. E per 3 minuti e 20 secondi potevo godermi un po' di musica e l'esecuzione del brano. Però sicuramente è un Sanremo del tutto anomalo rispetto a un Sanremo altrui, e quindi eventualmente lo rifarei solo per capire com'è il Sanremo quello poi che fanno tutti, perché il mio è così. Era... E poi io, vabbè, non racconto mai i cazzi miei, ce li racconto dopo, adesso sono passati tanti anni, e mi dicevo: ah, sei contento? Un anno bellissimo per te Sanremo. Dicevo: ah sì sì, guarda, bellissimo, molto figo, ma in realtà dentro avrei voluto dire: sì, bello al cazzo. Cioè... No, certo. Secondo brano Decore scelto da Piotta, annunciacelo tu, così non sbaglio la pronuncia. Aspetta, non mi ricordo manco io il titolo del brano. Allora, questo qua, ah sì, è Plastico, di Willy Colon e Ruben Blades, che sono due artisti che facevano parte di un'etichetta che si chiama Fania, che aveva sede a New York, ma metteva assieme tutti gli oriundi dei vari paesi centro e sudamericani intorno agli anni 70, che erano scappati da questi paesi per lo più per motivi politici. C'erano portoricani, c'erano venezuelani, c'erano colombiani. Tutti insieme avevamo fatto questa mega formazione, sono dei live pazzeschi, sono 22-23 musicisti, ma tutti di livello altissimo. Infatti poi a loro volta, oltre alle carriere soliste, avevano delle presenze come turnisti in vari dischi. E abbiamo fatto questa miscela pazzesca, che infatti poi negli anni, anche se è un brano anni 70, sembra sempre molto moderna, non solo perché, per chi l'ha riconosciuta all'inizio, c'è un sample che ha usato Neffa per Prima di andare via, ma perché musicalmente erano proprio moderni nel mescolare l'emotività malinconica dell'oriundo, per di più di paesi latinoamericani, quindi con molta passione, con testi d'amore per l'amata, oppure anche per la terra natale, come un po' Giorgio on my mind, quindi c'è questo filo rosso. E poi anche il fatto che comunque l'amore è un tema declinato in tutti i modi, cioè l'amore tradito, l'amore sposato, l'amore appena scoperto, l'amore passionale, l'amore di una vita, ma sotto c'è tanto ritmo, cioè non è solo la canzone d'amore melenza e sotto non succede niente, cioè mentre sopra c'è melodia, sotto c'è un treno spesso di salsa funk che ti permette di ballare, e perché spesso un po' in Italia è diviso, il ballo è solo fisico, la canzone emotiva è solo il pianto, l'emozione. Invece loro questi due elementi li fondono assieme, e secondo me è giusto, perché in realtà la vita li mette sempre assieme, e quindi tutte le loro canzoni sono belle. Questa, c'è una che si infissa, il cantante di Hector Lavoe, che era la voce storica più importante di questo gruppo di artisti. C'è anche un bel biopic suo con Jennifer Lopez e con tutte le canzoni. E dice proprio questo: sono il cantante, sono venuto qui per raccontarti le storie tristi, anche le storie belle. E tu hai pagato per ascoltarmi e dare il meglio di me insieme a tutta la banda. Diciamo. Quindi è veramente figo. Ha mai preso nella tua produzione musicale ispirazione da queste ritmiche sudamericane, qualcosa? Io purtroppo no, c'è un vago colore così nel Mambo del Giubileo, ma è proprio un colore. E devo dirti anche che il primo a aprirmi le porte su questo mondo, anche se poi l'ho scoperto 3-4 anni dopo, perché ero restio all'inizio, è stato Giorgio, Grandi Numeri dei Corveleno, che lui questa roba la conosce benissimo.
per anni l'ha ascoltata e anche vissuto in alcuni posti in Colombia, in Venezuela, e quindi mi nominava sempre questi artisti. Anzi, io spesso dicevo: "Anna Gio, che palle, oddio, mo Willy Colon, Ruben Blades, Hector Lavoe, questi testi d'amore non mi convincono". Ogni tanto compravo qualche disco usato, se trovavo un bel vinile, lo mettevo lì, perché so che io a volte mi stanco un po' di un genere e di colpo uno che proprio non mi piaceva invece me ne innamoro. È successo così, ci ho messo su un brano di... Cioè, ho visto il film su Hector Lavoe, con questo pezzo, "Io soy el cantante", e c'è questa cosa proprio straziante, dico, me la voglio andare a comprare. Da lì ho cominciato a riascoltare e a cercare, che sono anche abbastanza rari in Italia, vinili di questo tipo, e mo c'è una bella mazzetta che ogni tanto mi sparo, con nomi come Ray Barreto, come... appunto questi che ho detto, Hector Lavoe, Ruben Blades, Willy Colon, Celia Cruz alla voce, una giovanissima Tata Vega, cioè sono veramente... Perché tu tra l'altro sei anche un collezionista di vinili, ce n'hai tantissimi, sì. Per te sì, collezionare è una cosa di core. Quanti, cioè, quanti ce n'hai, cioè, di numero? Ma tra CD e vinili penso sui 15-16 mila, più o meno divisi a metà, forse un po' più i vinili. Anche se devo dirti, a volte, cioè, li vedo e dico, ma non, cioè, se mi mettessi ad ascoltare tutte le tracce per la loro esatta durata, sommandole, credo che non farei in tempo per quanti sono. Fino a, ultimamente faccio una cosa che... Una volta avevo letto una cosa bella di Costanzo che mi era piaciuta. Che ha detto, ma lei ha tantissimi libri. Ha fatto sì sì, ma io a un certo punto li regalo, li do via così e comincio a ricomprarli, perché poi so che crescendo meno tempo e non rileggerò tutti quei libri, quindi voglio solo avere quelli che so che, lo sai, in che adesso qualche modo sono importanti per me e fonte di ispirazione continua. Un'associazione che ha preso questi libri di Costanzo ne ha donati 3.000 alla Biblioteca Comunale di Fiumicino, e sono una parte, cioè, e conosco anche la persona che potrebbe averli catalogati uno per uno. Un milionesimo dei libri che sì, ci aveva Costanzo li hanno donati alla biblioteca, e sono capolavori pure, tutti nuovissimi. Io, sai, interrompo sto momento iperculturale musicale. Perché, anzi, sapete, scusa Danilo se ogni tanto parliamo anche poi mi assento. Una domanda veramente al Piotta artista. Qual è la persona più famosa o quella, diciamo, che ti ha fatto specie? Dice, oddio, pure questo, che ti segue sui social, su Instagram, non so, su Facebook, penso più su Instagram. Quello più famoso, ma anche quello un po' più assurdo, diciamo, magari più lontano da... Danilo da Fiumicino. Dal tuo... No, ah, non più lo so. Lontano. Comunque, no, non... Raga, io veramente faccio delle cose che appartengono alla mia anagrafica, perché mi confronto magari con gli altri musicisti, con il mio fonico, anche con qualche collega. Mo, senza far nomi, tempo fa mi ha scritto una collega dicendo: "Ah, ci sono rimasta male, non mi segui più su Instagram". Io gli ho risposto: "Ma perché, ti seguivo? Ma nel senso, scusa, c'hai il numero mio, ci conosciamo, abbiamo suonato assieme, siamo amici. Ma però devi ricambiare il follow. Mi puoi chiamare se vuoi mandarmi a fanculo oppure di una cosa carina. Mo il problema è se ti seguo o non ti seguo su Instagram. Ma che cazzo se ne frega?". Cioè, uguale, io non tipo Cristiano mi dice: "Hai visto chi ha visto la storia?". Dico: "No, chi l'ha vista?". Lui si spizza tutte le persone che hanno visto la storia. Non lo faccio mai. Sì. No, faccio pure io. Cioè, no, basta, dico, ma... Io butto metà della giornata a fare questo. No, ma non è che la butti. Cioè, non è proprio nella mia forma mentis, capito? No. Però magari me leggo tutti i turnisti del disco minore, Tizio e Caio, compreso il corista, e non voglio dire che è migliore il mio approccio. No, dico solo che è il mio e quello è del tuo, piuttosto che di Cristiano o di sta ragazza qua. Cioè, non è che... E c'è chi apprezza al Parco Appio questo tuo approccio. Là, facendo, c'ha il suo. Tornando un po'. Poi vado a vedere io chi te segue. Se qualcuno. Sì. Tornando un po' indietro, invece, magari invece questo è più semplice. Il numero di telefono più strano che hai in rubrica. Dici, adesso potrei fare uno squillo, ah? Tipo io a Tiberio Timperi, ricordiamo. Posso chiamare adesso, quindi. Non so, non mi viene in mente, ti giuro, non so. Un tempo c'avevo Rocco Siffredi, ma l'avrà cambiato il numero. Poi non so quanto è strano. Noi speriamo che... È mainstream. Beh, no, però... Anna Chianzi, se ci vuoi mettere una buona parola, perché il sogno di Danilo è Danilo? Di avere Rocco Siffredi qua sul divano insieme a noi. Non fare un film con lui, perché no. Ma perché c'avevi il numero di Rocco? No, perché Rocco fece...
Una storia un po' particolare. Cioè, io stavo in fissa con Rocco, vabbè, a 20 anni, come tutta la crew, no? Sì. I porno rockers, io, Simone, Massi, Frank A. Energy, tutti in fissa col porno, porno rockers. Cioè, poi è smessa. Una traccia dentro audio pieno. No, non è che è smessa, poi vabbè. E a un certo punto... Io so, scusa, ti interrompo. Io l'ho detto già un'altra intervista, soffro... Quelle pubblicità prima del porno, quelle che ti dicono stanco di masturbarti. No. E soffri quelle. E soffro, perché uno dice sì. Stanco di masturbarti. No, sto qua apposta. Cioè, non avrei aperto il porno. Ah, perché è una domanda retorica. No. No, 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 praticamente sì. L'insospettabile Valentina, che sta insieme da tanti anni, nel frattempo è mia moglie, che per chi la conosce quanto di più lontana da eventuale conoscenza di Rocco Siffredi, infatti lo sapeva tramite me. Lei di colpo mi fa: ma che vuoi conoscere Rocco Siffredi? Ho fatto: sì, vabbè, ma nel senso, cioè, tanto me lo dici te. No, se vuoi, dico, come succede questa cosa? Vale, come questa cosa? Fa: no, perché la moglie di Rocco è ungherese, è una delle migliori amiche di Vale, è ungherese, e quindi sta studiando italiano dalla madre di questa amica di Valentina, Valeria si chiamava, e la madre, parlando con la moglie di Rocco, ha fatto: ah, ma che fa tuo marito? E lei, tra ungherese, ha fatto: no, fa il porno attore. Ah, interessante. No, mio marito l'ha impiegato. Ma come fa il porno attore? Cioè, esattamente che fa? E niente, no, fa sesso con varie persone. Ha fatto: ah, che simpatico sto lavoro. Così, come se, parlando del più e del meno. Allora Vale ha detto a Valeria: guarda che Tommaso, cioè tra i mitici a Rocco, ha fatto: ah, il marito della studentessa. Che, sì, se possono, se puoi metterli in contatto. Ha fatto: sì, sì, certo, non c'è problema. Poi ha richiamato e ha fatto: guarda, se Rocco sta agli uffici che aveva sulla Camilluccia, questo mese sta a Roma, quando volete andate là e citofonate. E io e Squarta siamo andati là, abbiamo citofonato, è arrivato Rocco con la tuta Nike, con le scarpe A, tutto bello sportivo, no? Poi ci fa accomodare su un divano così, però bianco, io stavo al posto di Sandro, te sei Squarta, parliamo un'ora di rap, Public Enemy e compagnia, ci diamo appuntamento poi per tornare con il registratore e fare delle cose... degli skit per i mixtape e per l'album, infatti c'è dentro il disco. Poi lui gentilmente ci regala di VHS che aveva appena girato, freschi freschi. Sì, io torno a casa e lo metto in play e su quello stesso divanetto dove io ero seduto, esattamente nel punto in cui io ero seduto, accade una serie di cose dall'inizio alla fine, proprio il gran finale, proprio in quel punto. E quindi sta cosa un po'. Però sì, l'ho vissuta, però... insomma. No, so che l'ha fatto con rispetto, non voleva... Cioè, no, no, vabbè, quello era il luogo di lavoro, quindi... Sì, come... sì, sì, infatti. E poi ha fatto questo skit che è nel primo album, tanto che quando poi esplose, lui stava al mare a Ortona all'Ombrellone, e visto i bambini di prima? Sì. Cioè, venivano 7-8 bambini dicendo: che sei Rocco Siffredi? Lui fa: sì, ma perché mi conosci? Sì, sì, mi fai l'autografo. E lui, cioè, all'ottavo bambino dice: c'è un problema qua, come fanno a conoscermi? In realtà erano i genitori che dicevano: no, andai da quel signore là, perché usando i ragazzini per mettere in mezzo, perché sta nel disco di Piotta, così. E quindi andavamo là pensando che fosse, diciamo, un rapper. Nel frattempo abbiamo un aggiornamento sul Wikipedia di Piotta, è apparso la dicitura scrittore, quindi chiederei un applauso, perché vabbè. Diciamo che un altro piccolo vabbè, successo, ho capito che la potenza dei decori, no, cioè. No, se ha senso lui ogni tanto si assenta e lo fai tu direttamente. Chi so io, so io. Poi comunque l'ha chiesto qua. Un bibliotecario, quindi cioè la potenza della cultura non ha schiacciato Wikipedia. Senti, ce l'hai te un rito segreto preconcerto, una cosa che fai, una scaramanzia, una cosa... Allora, io non si dovrebbe fare, mangio prima del concerto. Mangi normale, non te ne frega niente, cioè proprio... Sì, sì, sì. Poi... Cioè faccio... non c'hai un alimento preferito pre-concerto? No, tipo... allora, funziona un po' così. Cioè, è brutto che io lo dica, però è la verità. Arrivo al tourbook, mi chiama Cristiano. Tommaso, hai visto? Che cosa? No, a livello tecnico c'è tutto, però manca... Vabbè, Cristiano, prima domanda. Dove è prevista la cena? Ah vabbè, ma vediamola dopo. No, prima di calare la cena. Lui mi manda che ne so, il nome del posto. Dico: aspetta, sentiamoci tra 5 minuti. Io prendo il nome del posto, vado su Google, vado su TripAdvisor e cerco di capire il livello della cena. E in base a quello deduco come andrà o meno la serata sotto ogni profilo, cioè albergo, eventuale cachè e compagnia. Perché è quello, capite? È come quando è un indicatore, è un indicatore di serietà. Esatto.
Poi già che mangi bene, sta a metà dell'opera. Cioè, nel senso, fatto e poi dopo, per i sensi di colpa dovuti alla cena non professionale, così poco prima del live, faccio un breve così momento di riscaldamento. Cioè un po' di flessioni sulle gambe, un po' di allargamento braccia. Ma davvero? Cioè, tipo Jovanotti, hai visto? Lui, sì, ma Jovanotti lo fa due giorni, io lui... 5 minuti. Poi riscaldo la voce, quello sì, se no me la... Infatti questi 2 giorni di seguito, dopo tanto che non suonavo un po', non ho risentito. Una serie di prodotti legali per la voce. Uno si chiama Yalocleam. Ma è vera la storia delle sardine, delle alici? C'è una così, cosa... così dicono, però forse ingozzarsi di alici prima dell'acqua. Ma sembra tipo foca. Un po' forte. No, Yalocleam. Invece, che prodotto, visto che adesso c'hai tanti pezzi, ti capita mai durante il concerto di dimenticarli oppure di avere dei vuoti di memoria? Allora, ogni tanto storpio un po' di parole. Cioè, guarda, lo fa anche un amico in comune che abbiamo. Cioè, metricamente è quello, però se è uno dei brani più conosciuti, la gente ti sgama perché lo canta anche lui e sente che non è la stessa parola. E mi invento dei neologismi che metricamente sono perfetti perché, diciamo, la cantilena o comunque la metrica ce l'ho in testa, però magari la parola è sbagliata. E a volte poi mi capita sui brani quelli più recenti che per sicurezza, come un nostro amico, mi porto il mitico librone, cioè c'ho i testi, poi in realtà non li guardo, ma se, come è successo, li dimentichiamo, io ho l'ansia, dico, regà, no, è un casino, stasera non c'ho i testi, cioè, sicuramente 2 canzoni le toppo sicuro. Comincia il brano, io più che pensare al testo e lasciarmi andare, penso, molo toppi Tommà, e Tommà se lo toppa là, perché è inevitabile, capito? Perché non c'hai la mente sgombra. Però non capita mai il vuoto, cioè che stai lì e non... Vabbè, il vuoto male, cioè, che batte butti... 22 rime, sì. Qualcosa un po' lo porti a casa. Senti, passando proprio a un'altra cosa, cinema decore, ci hai detto 2 film, vorrei una battuta su ognuno. Un americano a Roma? Beh, mi piace tantissimo perché mi ricorda la Roma che mi raccontava mio padre quando lui appunto aveva l'età di Alberto Sordi, allora era del 36, quindi forse un po' più giovane mio padre, con questi Vesponi, quei laccioni sotto, quella Roma così proprio, che poi è simile, anche se chiaramente quello è un film più d'autore, il secondo. Dillo te il secondo film che c'è. Roma di Fellini, che sicuramente ha la firma di un grandissimo maestro, ma comunque non rinuncia a quel racconto realista e molto popolare della Roma, vedi la gattata che fanno Alhambra Juvinelli, l'altro Alvaro Vitali, prima diciamo poi del successo di massa con i vari personaggi di Pierino. E quindi sono 2 racconti dello stesso periodo di questa città, che è una città diversissima rispetto a quella di oggi, che però io ancora in qualche modo cerco, per dirti, siccome ora sto spesso a Torpignattara perché ho fatto lì l'ufficio, la sede della Grande Onda, volevo capire questa cavolo di Maranella che c'è nel film di Americano a Roma dove fosse, ed ero convinto che fosse la piazza prospiciente a Torpignattara e all'incrocio con Casilina, diciamo così, acqua bullicante, cioè, ero proprio convinto. Invece, indagando con un po' di quei pochi anziani che sono ancora lì, ho scoperto che non era affatto così. La Maranella esatta è su via Casilina, subito dopo via di Torpignattara, a destra dove c'è il cannone, in una via che devi scendere per vedere, c'è un negozio di motoricambi che si chiama Napoleoni. Sotto quel palazzo, quindi le cantine secondo me non saranno asciuttissime, c'è la vecchia Maranella, perché in realtà è già il nome delle vie, acqua bullicante, ne sono testimonianza, quella parte è tutta piena di acqua, leggermente in discesa, arriva fino al famoso lago che combatte lì a Sniaviscosa, che a breve credo, se volete tagliare, ma da quanto ho capito mi sa che finirà un grande smistamento merci di un noto marchio internazionale che tutti più o meno quotidianamente nominiamo o vediamo sul web. E quindi cinema decore, un americano a Roma e Roma di Fellini. Diciamo, quando gli ospiti ci portano sempre film di una volta, gli chiedo, ma perché non si possono fare più film belli? Dov'è il problema? Nella scrittura, negli attori, nei produttori? Perché? No, secondo me, io per esempio 2 weekend fa, è tanto che non andavo al cinema, prima perché vabbè, i 2 anni... C19, per nominare tutta la parola, poi perché non ho trovato nulla in particolare che mi interessasse, mi sono visto
primo al Farnese, un docufilm che vi consiglio a tutti, Generazione Perduta, stupendo, sul movimento del 77 e tutta la parte politica e poi l'arrivo dell'eroina, veramente molto commovente, con tante immagini inedite, tramite la voce di un giornalista di Repubblica che poi è deceduto giovane, anche per questi motivi, la voce di Santa Maria, ma Claudio legge i suoi articoli, i suoi diari, ovviamente proprio il racconto in prima persona del giornalista. E poi dopo il pomeriggio, un po' più leggero, però ben fatto, Mix by Harry, se volevo vederlo, che mi è piaciuto un sacco. C'è la fotografia, la musica, la storia, quindi in realtà si possono, penso, fare, e si fanno, magari sotto forma di film in streaming e non più magari solo in sala, anche se a gusto mio la sala è la sala, perché sul divano stai da solo, in due o in quattro amici, non è come piangere in 200 persone, ridere in 200 persone, e quando eravamo piccoli noi con il tetto che si apriva, la gente che fumava, forse anche 1000 persone in sala, che è un po' come il concerto. La musica è bello ascoltarla anche da solo o in due, però il concerto ha una dimensione collettiva che è unica, una sorta di rito laico, come se fosse una messa civile. Ma così come collezioni CD e vinili, hai mai avuto la stessa idea nei confronti di VHS e poi DVD e Blu-ray, oppure no? No, Blu-ray non ci sono arrivato, VHS tutti, e poi DVD ho fatto un po' di ricambio, anche un po' di cose, magari sai, con tutto il materiale extra che non entra nel VHS, tutto sui poliziotteschi italiani, la commedia italiana. Hai delle stanze dedicate? Donna, c'hai un castello, che c'hai? C'è una casa? Sì, non me, sono due le case, sono diventate. No, c'ho, sì, VHS ce n'ho tanti, però un po' l'ho liberato con i DVD, che sto occupando, con tre DVD ce fai un VHS. E poi sono smarmellati dal corridoio, salotto e ora l'ufficio. Quindi ce l'ho sparsi un po'. Non è che non mi piace il western all'italiana, lo rispetto tanto, però non c'ho la collezione là. A me i poliziotteschi sono fissa, perché soprattutto le colonne sonore di tutti i musicisti italiani di quella, tipo Stelvio Cipriani, non so, sono tantissimi, Michalizzi, mi piacevano tantissimo, e anche alcuni escamotage tecnici, tipo gli inseguimenti velocizzati, poi tutti i caratteristi di allora. Banalmente, poi via Mancinelli 25, dove sono nato, viveva anche Maurizio Merli, quindi non l'ho mai visto perché avevo 2 anni, però insomma c'era sta cosa che mi ricordo, poi parlando anni dopo, abitava via Mancinelli, dico, pure di notte. Che poi a recitare magari non era proprio il numero uno, però diciamo quella mimica facciale da poliziotto stronzo, che invece aveva il fisico di Urola per farlo. E invece, per quanto riguarda libri, decore, ti ho chiesto di portarci un libro. Ah sì, quando poi chi ci viene a trovare si presta, gli chiediamo anche di leggerci un estratto. E tu forse hai fatto una scelta, forse la più decore di tutti, nello scegliere il libro da portare. E quindi ci ascoltiamo direttamente. Hai scelto un libro di poesie. Ci leggi una poesia. Ho scelto un libro di poesie di mio fratello. Lui ha pubblicato in vita 24 libri e postumo il 25esimo, e così via, per il futuro, perché in qualche modo mi sto facendo, come posso dire, erede morale un po' della sua semina come studioso. Tanti libri sono saggi su taoismo, sufismo, lui era un esperto di filosofia e cultura orientale e medio orientale, però ci sono anche delle sceneggiature, aveva vinto anche un premio, ci sono anche dei libri di racconti, e soprattutto c'è questo di poesie. Ora, alcune cose di mio fratello, anche se fatte benissimo, io stesso faccio fatica a leggerle, cioè per esempio il saggio sul sufismo, con tutto il rispetto per lui o per le canzoni di Battiato, ho un po' di difficoltà, pur avendo fatto gli stessi studi, ma 10 anni dopo già il livello era un po' calato. Ma questo libro di poesie, che si chiama Una botta infame, io davvero, non perché di mio fratello, ve lo consiglio a tutti, perché anche perché col senno di poi, diciamo, di tante cose che ho letto, scoperto inedite, ogni parola, aggettivo è vita vissuta.
Sono quattro poemetti e due poesie più brevi. Io vi leggerò l'inizio di un poemetto, perché però tutto sarebbe troppo lungo, per cui cioè, comincio questo e poi... Boh, che dici, sa? Facciamo così? Vai, vai. Lode a Dio più grande di Torpignattara e del Casilino, del Tiburtino e di tutta Torbella. Lode a Dio più grande di Roma, del raccordo e di me. Lode a Dio più grande della pioggia che cade sul cruscotto e dei tergicristalli che lo spazzeranno via. Lode a un Dio senza un nome definitivo né un'immagine azzeccata, un Dio a cui vorrei bene, se mi volesse bene. Ogni volta che ho provato, come adesso, a uscire di soppiatto senza farmi sentire da me, è finita come una a cui qualcosa è andato storto. È sfuggita di mano una vita involontaria, una vita che si vorrebbe in certi alberghi alle Bahamas, con quegli inseguimenti alla Magnum PI, alberghi perfetti con le loro cameriere e piscine perfette dove non si è mai stati o, seppure si è andati, per una settimana senza essere esattamente Magnum PI. Lode a Dio per ricordarmi più che altro di uscire ed essere in orario a fronte di impegni che non ho assunto, ma che mancano e mi farebbero spiacere se restassi a casa. La stessa lode che a Dio sarà rivolta da tutti gli spacciatori di San Basilio e di Corviale per averla anche oggi fatta franca. Ritrovarmi alla guida anche stasera è come una qualsiasi sera in cui provare a risolvere dei quiz, i vecchi quiz dei concorrenti di cui non ho mai saputo i nomi, ma leggendari, e di quei presentatori perfetti, pronti a fornire risposte agli interrogativi di ogni situazione. L'interrogativo se uscire, dico, e lasciarmi andare a una vita tante volte così solida che neppure si direbbe che c'è. Avessi uno di quei pacchi da inviare a una fidanzata, di quelle lontane e semplici, in un paese fra i monti, che non si sa perché si sta insieme, conosciute in corriere in un viaggio imprevisto, forse solo all'inizio per andarci a letto, e che a nostra insaputa diventano la compagna della propria vita. Questa vita che mi ha visto uscire tante volte, incontro a cosa ancora devo capire chi lo abbia deciso fra me e lei. Questa vita che si riempie di amarezze, poi addolcisce e ti lascia tante volte un respiro sempre indietro o troppo avanti, senza potere più tornare indietro. Questa vita che pare procedere indifferente a tua insaputa e che neppure rincorri, ma ti porta come un barboncino addormentato da salotto. Questa vita che solo a sentirla correre a volte è troppo, e a corrigli dietro tante volte pare la corsa di uno dentro un treno in corsa, nel dubbio di aver sbagliato direzione, ma oramai partito. Vabbè, potrei andare avanti su un botto di cose. Te ne posso leggere un'altra? No, poi questa è corta. Come no? Questa si chiama uguale, è più breve ed è, diciamo, la quarta di queste sei. Sono più o meno spesso dei viaggi interiori, cioè anche come quello di prima, sembra un viaggio esteriore, ma in realtà è fatto un po' alla Pessoa, cioè sono dei viaggi apparentemente verso un mondo esterno, ma dentro di te. E quei Rolex, finiti dalle lussureggianti case dei Parioli in bagni e cucine più due vani a cubo prefabbricati e soffocanti ogni estate. Chissà che penseranno, senza più gambe depilate su cui scivolare, senza divani a pelle imbottite di pelle su cui riposare. Quei Rolex, finiti da androni puliti e mani di filippini servizievoli a sottoscala adatti per chi spinge, senza stampe, cortese alle pareti e scritte infami dedicate a infami con ascensore sempre rotti. Quei poveri Rolex senza più silenzio vattati ma becere voci, che coprono il ticchettio dei loro costosi meccanismi agitati dal pulsare di un sangue che però è uguale, contraffatto da una merce contraffatto uguale. Uguali sono le overdose negli attici di 400 metri e nei primi piani di 30, quasi al raccordo. Uguali le siringhe usate per iniettare, uguali il sangue spruzzato su divani, macchiati uguale. Uguale il pianto delle madri, la corsa per le scale di chi per primo se n'è accorto, forse perché non è morto. Uguale il metadone assegnato non certificato, su carta uguale. Uguale la sirena e la barella che lo porta, uguale il senza perché di una felicità che era troppa o troppo poca, uguale il cielo un attimo prima che l'occhio si chiudesse, uguale l'anima che reclamava Dio e non perché dove girasse gli occhi non l'avesse, uguali lo sgomento del fratello minore che giurerà a se stesso di non farlo, le domande, la stesura di un verbale, il trafiletto in cronaca, se vi sarà, uguale nella mente l'unico ossessivo tarlo, lo scarto diluito, la fiamma dello squaglio, uguale lo sputo alla vita che un vento uguale ti ributtava addosso, le telefonate fra chi lo conosceva e il rumore della cornetta che si attacca, uguale il silenzio di chi proverà o dovrà riflettere e il giorno dopo la conca del cucchiaio, uguale il Rolex passato del polso dell'uno al polso dell'altro, quel Rolex che ora smetterà di essere agitato o forse no, ricaricato da chissà chi altro.
poi a leggere sono abbastanza una pizza, cioè, non a leggere in assoluto, ma diciamo a declamare versi. Potrei farlo se vorrei meglio te, sicuramente. Aveva pensato di fare una canzone su... L'ho fatta, cioè inedita, farà parte dell'album nuovo, c'è una parte che ho letto prima, perché Fabio aveva letto Ode Romana, un programma radiofonico della Rai. Ho ritrovato la cappella che aveva fatto da me in studio, quindi avevo la voce pulita, libera. E allora l'abbiamo musicata con Francesco Santalucia, io ci ho scritto, diciamo, il rap, il ritornello e una poesia finale che ho scritto io che si lega in qualche modo alla sua. E noi non vediamo l'ora di sentire questa registrazione. Questo è Decore Podcast, puntata numero 9. Siamo direttamente da Parco Appio e stiamo registrando da questo bellissimo posto in cui ci sono un sacco di eventi, un sacco di contenuti, e siamo, per chi poi sentirà solo il podcast su Spotify e non lo vedrà su YouTube, su un sofà rosso. Siamo io e Danilo. Io ho sempre la domanda di rito che faccio spesso. Che supereroe ti piacerebbe essere? Soprattutto però improntato su Roma. Cioè ma uno, capito? Che esiste. Anche uno che non esiste. Un superpotere che ti piacerebbe avere. Ad esempio io ho mia moglie Arianna, che ogni tanto la nomino. Lei piacerebbe avere il superpotere di vedere nelle case. Cioè... Di poter vedere le case da fuori, che poi è strano, potresti desiderare qualsiasi tipo di superpotere, anche non so, anche un supereroe esistente. Ma no, anche qualcosa... la premessa è che voglio bene a tutti, però visto che si tratta di un'ipotesi così fantastica, potete immaginare un giorno di essere solo io in tutta Roma? Tipo il superpotere fa sparire le persone. No, non è che voglio farle sparire, così immaginando, tipo la scena di Nanni Moretti. Si chiama Covid quello, non so. No, tipo Nanni Moretti in motorino e girare per la città, però così, completamente vuota, come se fosse una città ormai fantasma, ma non in quel senso drammatico. No. Così, proprio per vedere che effetto farebbe. E un'altra, cioè che poi per certi versi si lega sempre a Roma, fare un viaggio nel tempo, ma non tanto verso il futuro, che mi interessa meno, ma invece verso il passato, in un contesto tipo quello di un film come Roma di Fellini. Cioè godermi, che noi conosciamo per il racconto dei nonni, visto sui libri e nei film, però viverla proprio 24 ore in carne ed ossa. La Roma di una volta. Senti, invece la nostra rubrica sulla cucina, qual è il tuo piatto decore? Il mio piatto? Ma te l'ho scritto? No, questo è... Ah no, perché a volte ci penso, poi non so. Ma il piatto decore, boh, alla fine si è fatta bene la carbonara. Io poi sul cibo sono proprio reazionario, cioè a me ogni minimo cambiamento mi disturba. Quindi sei proprio il tradizionalista... Sì, sulla cucina... Il duro e puro della carbonara. Sì, noi ti ricordi, noi durante... Sono la Giorgia Meloni della cucina, nel senso che... No, scherzavo, durante nel senso che non puoi toccare niente, là deve essere proprio solo... Capito? Solo cosa di origine italica. Solo no, prodotti... no, deve essere. Non si può toccare, cioè deve essere quella cosa. Non c'è modernità, capito? Proprio non si può discutere. Quella quindi se vai, proprio... se ti invitano a uno stellato che ti fa la carbonara scomposta o l'idea di carbonara. La carbonara, quella c'è cioè un ristorante già scomposta famoso. Con carbonara mi disturba. C'è un ristorante famoso qua a Roma che ti fa la carbonara nello shaker. Non so se l'hai mai vista. No. Quindi della shaker al tavolo e poi della versa nel piatto. Faccio fatica a pensare sì. Che possa esistere davvero, ma probabilmente esiste. No, esiste davvero. Dagni, te piuttosto che magnate quella che faresti? No, io e Piotta durante il lockdown abbiamo fatto una ricetta insieme in diretta su Instagram. Penso che era proprio la carbonara. Cioè io in quei 3 mesi ho consumato tonnellate di guanciale, perché lo cucinavo in tutti i modi. Sì. Ti viene pure bene. Mi veniva, perché quella come smetti di farla poi... Perdi la mano. Sì, ho perso proprio la mano, sì. Comunque Joe Smooth, poi tagli, che è un po' anomalo come sound per me. L'ho messa perché in realtà quella roba house di quegli anni, cioè anni 80, House Sound of Chicago, specialmente questa così melodica e cantata, a me mi piaceva tantissimo, pur avendo una componente più densa, però c'ho i bassi suonati. E poi Promised Land è una canzone comunque di grande trasporto e positività,
immagini un mondo sicuramente utopico dove tutti appunto vivono in pace, cosa piuttosto stridente con la realtà. E questo era il terzo brano decore di Piotta, Joe Smooth, Promised Land. E oltre che la cucina decore, devo chiedere, tu ce l'hai un sei fan di qualcuno con cui vorresti fare un featuring che vedi come inarrivabile? Questo è l'altro sogno di Alessandro, poi far avverare questo. Chuck D di Public Enemy. Chuck D dei Public Enemy. Public Enemy, quindi cioè, mi piace, che è un nome storico dell'hip hop, quello con cui sono cresciuto, e sarebbe figo. Quindi Chuck, se ci stai vedendo, che bella Chuck. Un grande sogno di Piotta è fare un pezzo con te. Se dovesse succedere, come sempre, almeno un punto di CIA è mio e un punto è di Danilo. Questo mi sembra il minimo. Io quello di Chuck lo darei a Danilo comunque. Che ci dobbiamo aspettare adesso? Sei in tour, ho visto che hai fatto già due date. Sì, abbiamo aperto a Roma, andiamo avanti tutta l'estate fino a settembre. Al momento sono insomma 16 date, ma sicuramente poi saranno molte di più. L'idea è di suonare in tutta Italia, più o meno sono diffuse bene, isole comprese. E poi mi chiudo per il quarto libro, che in realtà ho già scritto, però ci sto lavorando in maniera... Di che parla il quarto libro? Per la prima volta stacco dalla musica e sarà molto più universale, diciamo, come argomenti. E... Un saggio? No, no, non è un narrativa. Saggio. Narrativa, narrativa, sì. Poi te la voglio spelare alla fine. Perché... No, comunque sì, di narrativa e anche bello... Un poliziesco... Corposo, no, è un emotivo, non so come chiamarlo. Un harmony. No, è una storia di famiglia, diciamo, tratto da fatti realmente accaduti, e dove poi tramite questa storia di una famiglia italiana c'è la storia sicuramente di Roma, ma in alcuni frangenti anche non solo di Roma. Perfetto per un film di Virzì, quindi Paolo, se ci stai vedendo. Paolo, sì. Potrebbe essere perfetto. Sì. E l'idea è di farlo uscire poi in primavera prossima. E tra l'altro, poi insieme a questo ci sarà anche il disco nuovo, cioè ora c'è un singolo nuovo che tutti ha, poi ci sarà un altro singolo e poi tendenzialmente a quel punto l'album. Mo, i mesi esatti, i giorni, ancora presto per definirlo. Sicuramente sono in una fase iper creativa, cioè avrò 15 pezzi nuovi, anzi dovrò poi ridurre il disco a quei 10-11 che servono. Quindi mo, il problema non è scrivere, ma anzi asciugare e mettere. C'è chi c'ha il problema contrario, che non sa che metterci. No, magari ce l'ho avuto pure, cioè un po'... È una fase prolifica. L'ospite, diciamo, che abbiamo avuto, Junior Kelly, ti ha fatto una domanda. Cioè, nasce con me sta cosa, praticamente. Cioè, nasce con Junior Kelly... No, lui, no, l'abbiamo... Lui da chi l'ha ricevuta la domanda, Junior? Lui non l'ha ricevuta. Vedi? No, però Stefano Fresi, che c'è stato, ha fatto una domanda... Lui non l'ha ricevuta, poi abbiamo avuto abbiamo avuto degli incidenti di percorso. La tua voce. Adesso la senti, quindi... In pratica, l'ospite che abbiamo avuto prima, una settimana fa, ha fatto una domanda a Piotta. Piotta farà una domanda all'ospite che viene tra una settimana, in modo che creiamo una catena di domande tra gli ospiti e poi vediamo dove si arriva, un po' il gioco del telefono, ognuno dice una cosa, ok? Sì. Allora, questa è la voce, questa cosa bellissima se l'ha inventata Danilo, io non me ma ne così, capacito, non riesco avevo proprio... bevuto. Forse aveva bevuto. Sentiamo Junior Kelly cosa chiede a Piotta, questa è la registrazione della puntata. Quanti soldi ha guadagnato col supercafone di SIAE? E questo lo chiederemo a Piotta tra me. Non devi rispondere, eh? Non so. Io ho fatto la domanda, però voi dovete mettere l'obbligo a Piotta di rispondere. Non dico a farvi vedere i rendiconti. Secondo me sta ancora a contare adesso, no? Lo sai che ad oggi non lo so, no. Però lo sai che sono a contare. Hai capito gli amici? Quanti E questa è la domanda di Junior Kelly a Piotta. Sei tenuto. La domanda, sì. La domanda dell'Agenzia delle Entrate. No, tanto è una cosa vecchia. La domanda ha più risposte perché tuttora continua a, per fortuna, anzi ora è un evergreen, quindi anche di più in proporzione, a diciamo sviluppare diritti che ricordiamo in quanto cioè, diritti in Francia sono esentasse, invece in Italia sono soggetti a tassazione. Ma vogliamo dirlo sta cosa? No, la Francia è il nostro faro. Prendiamo un po' tutto, non solo i pezzi utili. Diciamo che c'è un conto conto supercafone, si chiama. Sì, sono... No, comunque mo la cifra esatta non la ricordo, ma potrei dire un centinaio in lire, chiaramente, perché all'epoca non c'erano le migliaia di euro, le migliaia di euro, ma i milioni di lire.
e quindi molto fortunata. Sì. E quindi Junior Kelly, mo gli manderemo questa registrazione, gli manderemo una nota vocale su WhatsApp. Certo, gli tagliamo. E invece il prossimo ospite che avremo qui a Parco Appio sarà Giancane il 21 di giugno. Da paura. Tra l'altro oggi è il compleanno di Giancane, gli facciamo bella gli Gianchi. Auguri. Auguri. E... scrivetegli su Instagram. Tommy, perché... che domanda facciamo a Giancane? Giancane, se ti dessero 100.000 euro, faresti mai l'inno della Lazio? La risposta... non puoi dirlo tu, deve dirlo Giancane eventualmente. La risposta ce l'hai. E ho detto solo 100.000 perché potevo pure caricare. Potevi, ma voglio essere... Per me già sa scrivere, no? No, non lo so. Lui ha fatto un inno di qualcosa, forse... di calcio. Ma non della Lazio, no, forse no, sarà stata la Lodigiani. Curva, no, gli è capitato comunque, poi ce lo faremo raccontare. La Ternana. Ha fatto un inno per qualcosa. No, beh, la domanda non è se faresti un inno per... faresti l'inno della Lazio. Cioè, a Giancane poi, perché se lo dici a Tony Malco, dove si fa? Lo faresti per la Roma. Certo. Danilo, tu hai ancora qualche domanda? No, io sono soddisfatto. Sei soddisfatto? Sono soddisfatto. E allora direi che prima di fare l'ultimissima domanda a Tommaso, che è quella che chiude il podcast, ringraziamo Parco Appio che ci ospita, ringraziamo tutti voi che siete venuti qua stasera, facciamo un applauso sia a voi che a questo posto, ringraziamo Samuele alla parte tecnica, Matteo Pieravanti alle registrazioni e alle basi musicali. E appunto ci vediamo il 21 giugno. E l'ultima domanda che ti facciamo è questa: probabilmente tu avrai visto il film Hook, Capitano Uncino. No, è la storia di Peter Pan. Ultimamente in tanti lo intuivo, ma sì. È la storia di Peter Pan, c'è, cioè, Robbie Williams che fa Peter Pan. Sì, sì, no, ma ho capito qual è. Un bel cast, praticamente. Quello che succede è che... cioè, non sono mai stato un fan di Capitano Uncino, proprio, ma non nel film, proprio tu pur. E di Peter Pan, invece? Sì, un po' di più, ma moderatamente. I pensieri felici servivano praticamente a staccarsi da terra e a volare via dalla situazione in cui si stava per finire sull'isola che non c'è. Sì. Quindi era qualcosa che serviva... Qual è il tuo pensiero felice? Quello che magari... utilizzi prima di addormentarti per stare sereno, quello che, a cui pensi quando hai qualche preoccupazione. Qual è il pensiero felice di Piotta? Io che un pensiero è un'attività senza la quale, ma questo l'ho scoperto più che altro dopo, non quando ho cominciato, cioè forse l'ho fatto istintivamente, che è la musica in assoluto, ma in particolare il concerto dal vivo. Cioè io finché non so, anche Valentina dice, ma quando è che risuoni? Ti vedo un po' nervosetto. E mi spinge a suonare, che in effetti io dopo sto molto meglio, cioè proprio scarico tutto il nervosismo, la tensione, le preoccupazioni, le cose negative, e sono, non dico un uomo nuovo, ma insomma rinnovato, sì. Per cui più che il pensiero, ecco, magari il pensiero a quando finalmente potrò tornare sul palco, ma non perché è un palco, perché mi permette di esprimermi al meglio e proprio staccare la spina. Grazie Tommaso, grazie Piotta, grazie a Danilo. Grazie Alessandro Pieravanti. A presto, alla prossima. Buonanotte. Ci salutiamo con l'ultimo singolo uscito di Viotta, Tutti A... puntini, che è molto liberatorio anche questo. Direi proprio di sì.